per Quadrado, se Diego decide rimane, ed è solo una decisione di Diego Della Valle e di Andrea, perché al ragazzo, nonostante, io non voglio moralizzare il calcio, ma un giocatore che costa 35 milioni di euro deve guadagnare 3 milioni di euro, che è il 10% del suo valore. Quindi va aumentato l'ingaggio. Io non voglio moralizzare, ma il calcio è per pazzi e queste sono le cifre che gira. La Fiorentina potrebbe pagare uno stipendio del genere e accordarsi per vendere l'anno prossimo, perché Quadrado è stato rivalutato da Firenze, perché l'Udinese, tanto tanto bravi, sbagliarono la valutazione e lo regalarono a Lecce. Poi non l'abbiamo reso bravo e ora l'Udinese, che è la società di, che è il socio di maggioranza, noi siamo soci di minoranza che comandano loro, perché chiunque vuole Quadrado va da loro a chiedere, non viene certo da noi. E quindi lì siamo, cioè Diego Della Valle sa che questo è un giocatore che può rimanere qua se convinci lui, bisogna dargli lo stipendio che merita e poi promettergli che l'anno prossimo sicuramente a cifre superiori, perché questo è un titolo in crescita, il mondiale aumenterà ancora il valore di questo ragazzo, l'anno prossimo fare business tutto. Ma io vorrei che quest'anno rimanesse qua, perché noi andiamo allo stadio anche per vedere lui, ma forse solo per vedere lui, che erano anni che non ci si divertiva con un'ala destra così, così driblomane, così efficace, così divertente. Quindi speriamo, ma tutte le cose belle sono difficili, quindi solo Diego Della Valle può risolvere personalmente sto problema.